Abbiamo intervistato Luca Mercalli alle librerie Coppa Ambasciatori per la presentazione del suo nuovo libro. Il libro è una raccolta di articoli che riguardano la crisi ambientale, dai cambiamenti climatici ai rifiuti, scritti negli ultimi 10 anni. Il nuovo è il commento che ho fatto a corredo di questi articoli, proprio per spiegare come gli anni passino e i progressi per la soluzione del problema ambientale siano pochissimi, viceversa aumentano i danni. C'è sempre stato un momento, ce lo insegna la storia, ce lo insegna la letteratura, nel quale ci si accorge che sta arrivando questa catastrofe e si potrebbe ancora fare qualcosa per disinnescarla, ma spesso, o meglio, quasi sempre, non lo si fa, fin quando poi è troppo tardi e quindi non c'è più tempo. I miei due maestri sono stati un grande chimico e scrittore, Primo Levi, che vive la terribile esperienza del lager nazista e dice: negli anni 30 noi sapevamo quello che stava per arrivare, ma abbiamo messo in pratica una sorta di cecità volontaria. L'altro grande maestro che ho chiamato in causa è un grande statista, sempre di quel periodo, sempre della Seconda Guerra Mondiale, che è stato Winston Churchill. Avverte l'Europa, il mondo, il Parlamento inglese del pericolo nazista, si lamenta che nessuno fa niente e a un certo punto nel 1936 dice: l'era delle conseguenze è iniziata. E purtroppo così fu. In questo caso la guerra che noi stiamo facendo è la guerra al pianeta Terra, la guerra al resto della natura, e sappiamo che l'uomo non può che rimanere sconfitto da questa guerra. Mi sento un po' come Winston Churchill nel 1936. L'età delle conseguenze è iniziata, purtroppo, perché i cambiamenti climatici sono già in atto, perché i danni ambientali, la plastica negli oceani, l'inquinamento che minaccia la nostra salute, purtroppo sono già delle realtà. Quindi non possiamo curare ormai questa malattia per ritornare sani, ed è l'effetto del tempo che abbiamo perso prima. Cerchiamo però di non peggiorare la situazione, e questo lo facciamo soprattutto per le generazioni più giovani. Qual è il livello di soglia che può finalmente svegliare tutti? Quando vedremo questi effetti? Sarà troppo tardi. A quel punto la dimensione dei processi naturali sarà così grande che ci schiaccerà. La scienza è l'unico strumento razionale che può fare una previsione, sia pure incerta, e dirci: oggi non vedi ancora, ma sarà così, e quando vedrai è troppo tardi per agire, quindi dobbiamo farlo oggi. La prima cosa è che bisogna ancora lavorare moltissimo sul livello di conoscenza, cioè è bene che i giovani abbiano percepito che c'è un pericolo, ma questo pericolo è complesso e richiede conoscenza, studio, informazione, e questo non c'è. Non c'è ancora, quindi voi dovete per forza dedicare una parte del vostro tempo all'approfondimento, a leggere, a capire i dati scientifici, a basarvi su dei dati che siano inattaccabili. Il secondo livello è la coerenza con le proprie azioni. Dopo che ho capito e ho deciso di mettermi in gioco, ma lo devo fare fino in fondo, non solo per facciata, e quindi le scelte personali, che vanno da come usiamo l'energia nelle nostre case, da come viaggiamo, da come consumiamo, da quanti rifiuti facciamo e da come li trattiamo. Non basta scendere in piazza e poi, girato l'angolo, continuare a vivere come vivevo prima. E infine, giustamente, bisogna lavorare moltissimo a livello di società, e poi dico io anche di politica, perché questi temi diventino dei temi prioritari per i vostri genitori e per la grande politica nazionale e internazionale.